buongiorno a tutti gli amici di Neuro TV. E oggi siamo a Varzi, in provincia di Pavia, per il secondo raduno internazionale del registro storico L'Avil, che è in connubio con il L'Avil Club Italia. E niente, quindi vi presento adesso, eccolo qui, vi presento adesso Matteo Alberto, che è il presidente del registro storico L'Avil. Matteo, dici intanto cos'è L'Avil? Ciao a tutti, la L'Avil era una macchinetta che costruivano qui a Varzi, in un paese, e la costruiva L'Avil, era di proprietà dell'ingegner Lavezzari, che è stato un benefattore di questo paese, che aveva molte aziende in questo paese e ha dato molto lavoro a e guardate quante macchine ci sono oggi. Sì, ora faccio, mentre te parli faccio una carrellata. Ne avevamo anche qualcuna in più, in realtà adesso siamo pronti per partire, per fare un giretto con le macchine. E infatti mancano un paio di macchine, mancano un paio di macchine, ma poi nei commenti a questa diretta poi metterò anche il video di ieri dove si vede anche le auto mancanti. Ok, guarda per esempio la macchina, questa macchina qui. No, non andate via. No, loro possono stare, sono i proprietari, dai. Esatto, ecco, questa macchina era di proprietà dell'ingegner Lavezzari. Michel, vieni, racconta la storia, Andrea, che sta facendo la diretta. Questa macchina mi è stata regalata dall'ingegner Lavezzari, era una macchina demo da sull'esposizione al Grande Hotel Cristallo Cervinia e noi eravamo super lavoro. Io già da piccolo ero sempre stato appassionato di macchine, motori, e l'ingegnere quando mi ha visto mi ha detto: se riesci a farla partire usala, figuriamoci. Al volo. E lì ha fatto bingo. Mi ha visto guidarla e fa: piace come la guidi, a Natale te la regalo. E a Natale avevo gli operai sul Grande Hotel a lavorare col furgone e me li ha fatti venire a casa con la macchina sul furgone. E infatti è ottimamente tenuta, compresa di autoradio. Ok, questa è un'altra, anche questa è tenuta benissimo. Questa è di Maurizio Arancio, che è proprio di Varzi, è uno dei coorganizzatori. Dopodiché passiamo a questa qui è di Lorenzo Brandi di Firenze e è un modello particolare perché è un pochino più allungato e si vede da quella specie di parallelepipedo davanti alla ruota posteriore. Quella specie di parallelepipedo è la parte allungata. Dopodiché passiamo qui a questa. Questa è di Leonardo Boveri, che è il vicepresidente. Poi nel contempo Michel, oltre alla Varzina rossa, Michel, quello che abbiamo intervistato, ha portato anche il suo di un bagno. Dopodiché passiamo a questa. Ok, passiamo a questa, che è quella di Massimiliano Uspri. Poi questa è di Davide Mancinelli. Questa è la nostra. Ok, questa celeste è di Lucianone, eccolo qui, Lucianone, si vede perché il soprannome è Lucianone, lo sto riprendendo adesso. Dopodiché mostra le ferrarine, per favore. Certo, grazie. Vai, spiegate queste ferrarine intanto di chi sono, perché l'hanno già conosciuto. Okay. Allora, le ferrarine sono di Michel, che è il proprietario della Varzina rossa che ha parlato prima. Le ferrarine sono particolari perché le aveva volute il presidente Lavezzari per i suoi nipoti, che erano dei bimbi allora, e lui le aveva fatte costruire dalla sua azienda apposta, amore di nonno, perché i suoi nipoti potessero correrci. Sono state costruite in piccola serie, crediamo circa 10 esemplari, e questi sono due esemplari perfettamente conservati che appartengono a Michel. Qui abbiamo un terzo esemplare che è stato smontato proprio per mostrare la carrozzeria e per mostrare il pianale, che invece appartiene ad Angelo degli Antoni. E qui invece abbiamo una cosa incredibile, due scocche che sono state rinvenute in un cavedio dietro l'ex stabilimento
della Lavil, che sono state rintracciate, sono state prese e portate al raduno per essere mostrate. Ne abbiamo parlato ieri con la signora Lavezzari, che è il nostro presidente onorario e che è la figlia del presidente Carlo Lavezzari, e che ci ha detto che possiamo conservarle come registro storico Lavil, come memoria, e infatti le conserveremo gelosamente perché sono due reperti, due cimeli. E a quanto pare si possa presumere, questi qui, rispetto alle macchinine che sono tutte in lamierato metallico, questi due stampi sono in vetroresina. Esatto. Per cui nulla vieta che siano veramente, perché poi ci sono stati aggiunti anche dei particolari, degli accessori, come si può vedere, sì. Nulla vieta che da questa qui sia partita proprio... siano stati i manichini sui quali poi sono stati realizzati successivamente i lamierati. Sì, senz'altro, sono sicuramente dei primissimi anni della produzione, probabilmente del 1971, se riesci a farlo vedere. Dentro sta scritto, vediamo se si legge ancora, no, temo che non si legga, lì c'è scritto Lavil S1, che è un modello che in realtà non è mai stato commercializzato, perché la macchina ufficialmente si chiamava Lavil S3, ed è quindi quasi certamente un prototipo. Ok, a questo punto niente, là sullo stand c'è un telaio della Lavil, per cui niente, quello che abbiamo visto, e a voi studio da Varzi, secondo raduno internazionale registro storico Lavil. Ci vediamo alle prossime, ciao. Ce ne abbiamo uno in più, quest'anno siamo tutti, diciamo. Dai, allora ci siamo fermati a fare un pit stop qui nel bosco. I cofani spesso e volentieri sono aperti, un po' di raffreddamento supplementare non fa mai male. Ah, tu sei il fotografo ufficiale, fai una foto con lui per favore, lui ha detto di fare i computatori per importare. Fai vedere le Lavil dietro. Fai vedere anche lui. Vieni qua. Sì. Ah, ok, così se ne vedono di più. No, molto bello, molto bello, immersi anche nella natura. Single